l'arbitro in questo istante dà il segnale di chiusura. Dà il segnale di chiusura la Maceratese, batte il Gualdo per una rete a zero. Dopo 18 risultati utili consecutivi, il Gualdo viene sconfitto a Macerata, ma ora si attende il risultato di Castel di Sangro. I giocatori stanno tutti a centrocampo in attesa dei risultati, i tifosi fanno festa. E forse questa sconfitta verrà assorbita se le notizie verranno confermate da Castel di Sangro. Continuano a far festa i tifosi in tribuna. Novellino è andato a centrocampo, ma la tifoseria esulta. Del Livorno a Castel di Sangro, che regala la C1 al Gualdo, e con la Bastese che dovrebbe aver impattato con il Fano. C'è grande apprensione per i risultati finali. A pochi minuti dal termine, Castel di Sangro Livorno 1-0. A Cecina, Pontedera batte Cecina 1-0 e finale. L'Aquila e Avezzano finale 0-0 e Vastese Pano 2-1. I risultati stanno dando ragione al Gualdo. Continua la festa e sembra che siano definitivi. Esultano i giocatori, il Gualdo in Serie C1. Per la prima volta nella sua storia il Gualdo in Serie C1, e i giocatori si tuffano per ricevere gli applausi del pubblico. Una sconfitta così l'avremo certamente firmata, il Gualdo in Serie C1 qui a Macerata, tra gli applausi anche del pubblico di Macerata. Esultano i giocatori e i tifosi, il Gualdo in Serie C1 è per la prima volta nella sua storia che arriva in una categoria così alta. Una sconfitta veramente che vale una vittoria, l'avremmo certamente sottoscritta. Ora i giocatori si lanciano in tuffo verso i propri tifosi, è veramente un gran bello spettacolo. Viene chiamato anche Novellino al centro del campo. Sulla quale però ci serviamo di verificare, Vastese Pano 2-2. E così anche questo risultato permette al Gualdo di salire.